Siamo in compagnia di Natalie Santer e della sua cavalla che si chiama? Christmas Child. Allora, non solo una fortissima atleta, in questo momento tu stai gareggiando, come sei piazzata? Noi adesso parto la gara della 25, perciò mi sto preparando per la gara. Ecco, non solo, dicevo, ma anche proprietaria di un maneggio vicino al lago di Braies che si chiama? Steinwanderhof. E quindi era meglio se lo dicevi tu. Come vanno le cose lì al maneggio? No, molto bene, ho aperto da poco e è molto interessante perché io arrivo da un sport invernale del biathlon e adesso seguo con l'equitazione. Senti Natalie, tu conosci la situazione un po' della FISA, della Federazione Italiana Sport Equestre, sai che è commissariata da 2 anni? Sì, ho sentito, purtroppo è sempre, è sempre una situazione un po' difficile, però bisogna guardare in avanti, le cose vanno avanti e se noi siamo positive penso che esce anche qualcosa di positivo. Quindi tu sei per essere positivi. Ecco, per essere positivi si dovrebbe andare alle elezioni secondo te? È logico, quando noi è il nostro voto, perciò secondo me è importante, sì. Ecco, dei 4 candidati, Marco Di Paola, Cicco Galeazzi, Antonella Dallari e il Cavaliere Orlandi, secondo te chi sarebbe il più adatto? Ma io sinceramente ho sentito...